Radio Radicale con il presidente del Partito Democratico Matteo Orfini, commissario del PD romano, per parlare della situazione del Partito Democratico nella capitale. Che cosa sta succedendo? I massimi esponenti del partito sono intervenuti sulla situazione del PD romano. Lei è preoccupato? Il Partito Democratico di Roma è commissariato perché evidentemente c'erano dei problemi che noi abbiamo iniziato a risolvere. Abbiamo iniziato a risolverli sia sul piano interno, avviando una opera di verifica puntuale che ha prodotto dei risultati. Ci sono zone che sono commissariate, c'è cioè il rapporto di Barca che abbiamo commissionato noi, che racconta la verità su quello che è il Partito Democratico di Roma. Stiamo isolando i problemi per ricostruire sulla parte sana che è tanta che c'è nel Partito Democratico. Abbiamo ovviamente anche ripreso e rafforzato un'iniziativa nella città, soprattutto partendo dal tema del contrasto alle mafie, arrivando anche a gesti eclatanti come quello che c'è stato qualche giorno fa a Ostia, in cui proprio per metterci nelle condizioni di contrastare con ancora più forza la mafia, le mafie di Ostia, abbiamo prodotto le dimissioni di quella giunta. La restituzione delle deleghe delicate come quella sul litorale al Campidoglio e a breve ci saranno, nei tempi previsti dalla legge, nuove elezioni. Questo consentirà però da qui alle elezioni di continuare la battaglia con ancora più forza, con gli strumenti che il Campidoglio ha e che un municipio da solo non può avere, e poi presentarsi alle elezioni appunto con ancora più forti di un rapporto con tutto il mondo che mette la lotta contro la mafia al centro di iniziativa politica. Stiamo dando una mano al presidente Zingaretti e al sindaco Marino ad andare avanti nell'azione amministrativa e a portare avanti quelle riforme e quegli atti di governo che servono a recidere lo spazio che in questi anni hanno avuto le organizzazioni criminali e soprattutto a rilanciare ovviamente l'economia, il lavoro e lo sviluppo della città e della regione. Lei è un esponente del Partito Democratico, ma anche un esponente del Partito Democratico di Roma. Di solito, quando vengono fatti questi commissariamenti, si cerca un personaggio esterno. Ci sono state polemiche per questo ed è riuscita a svolgere il suo lavoro con serenità da questo punto di vista. Ma io sono serenissimo, Nel senso non che renziano del termine. coinvolto, diciamo, nel senso che fa parte del PD romano. Sì, no, sono serenissimo, dicevo nel senso non renziano del termine, quindi sono davvero tranquillo e sto svolgendo il lavoro che mi è stato assegnato senza condizionamenti. Naturalmente c'è anche chi non è felice del commissariamento, ma questa è la dimostrazione di un commissariamento vero. Un commissario che arriva per cambiare le cose evidentemente scontenta quelli che non le vogliono cambiare. Chi era affezionato al modello di partito degenerato che c'era a Roma evidentemente non avrà piacere a vederselo sradicare, ma io lo devo sradicare evidentemente e quindi lo sto facendo così. La scelta di mandare un romano era anche l'obiezione che quando me lo chiese io feci a Renzi, ma lui spiegò che appunto tanto ero prima di tutto il presidente del Partito Democratico Nazionale, quindi era un segno di attenzione nei confronti della capitale, e poi che era anche la dimostrazione che nel Partito Democratico di Roma c'erano le degenerazioni, ma c'erano anche le forze sulle quali ricostruire, e quindi si poteva ripartire da chi conosceva bene quel partito, perché e quindi meglio era forse di altri in grado di individuare e di distinguere il bene dal male, il partito buono dal partito cattivo, per dirla con Barca. Lei all'inizio di marzo aveva detto che sperava di chiudere il commissariamento entro l'anno, prima che venisse pubblicato il lavoro di Barca. Adesso le cose si complicano. No, io ho detto, in realtà ho detto che avrei voluto concludere il commissariamento entro l'inizio del giubileo, quindi entro l'8 dicembre. E il rapporto di Barca viene pubblicato nella sua versione finale, credo entro fine maggio, e quindi evidentemente il commissariamento non ho mai pensato di finirlo prima del rapporto di Barca, perché il rapporto di Barca è uno strumento che aiuta il commissariamento a capire dove è il bene e dove è il male, quindi diciamo, l'abbiamo commissionato per questo. Lui sta mappando uno per uno i circoli per capire come funzionano, dove sono le eccellenze, dove sono i difetti, e sulla base anche di quel lavoro noi assumeremo le scelte riorganizzative di ridefinizione della
mappa del partito, del radicamento del partito su Roma. Io spero che il commissariamento possa finire, come ho detto, entro l'inizio del giubileo. Naturalmente non dipende solo dal commissario, dipende molto di più di quelli che nel mio partito mi chiedono quando finisce. Se tutti si mettono a disposizione della costruzione di una fase nuova, è più facile farla nei tempi previsti. Se qualcuno pensa di difendere il modello degenerato che c'era nel passato, potrebbe volerci qualche tempo in più. Io spero, prima di tutto, per la qualità della vita del commissario, che il commissariamento finisca il prima possibile. Morassut ha detto, dice, la relazione di Barca poi ha scoperto cose che si sapevano già da tempo. In effetti la polemica sul tesseramento non è nata ieri. Bisogna occuparsi di altro, come hanno evidenziato i casi di Ostia e del gabinetto del presidente della regione Lazio. Bah, sono casi molto diversi. Venafro si è dimesso con un gesto che noi abbiamo tutti apprezzato, perché lo ha fatto per garantire che la magistratura e che la regione possano proseguire il loro lavoro senza imbarazzi reciproci, evidentemente in piena e libera autonomia. Però, come dire, non, appunto, è iscritto nel registro degli indagati, non è colpevole. Ostia è un fatto politico, cioè noi abbiamo assunto una scelta politica, nessuno nella giunta o nel consiglio era indagato, non c'era niente, ma abbiamo scelto di mandare al voto quel municipio perché attraverso l'utilizzo degli strumenti amministrativi del comune è più facile in un anno lavorare per sradicare la mafia, per fare cose che non si sono mai riuscite a fare in questa città. Per quanto riguarda le parole di Roberto, adesso è pieno di gente che dice che si sapeva tutto di com'era il Partito Romano. Resta il fatto che magari lo sapevano tutti, ma nessuno ha mai fatto nulla per evitare o per contrastare quello che era successo, o se ci ha provato non ci è riuscito. La ragione è per questo che siamo dovuti arrivare al commissariamento. Quindi lo dico da dirigente del Partito Romano, quelli che di noi sapevano e non sono riusciti a contrastare comunque sono responsabili di non essere riusciti a contrastare. Non c'è qualcuno che oggi può tirarsi fuori da una responsabilità che è collettiva, devono tutti tirarsi dentro a un'opera di ricostruzione. Bene, la ringrazio il presidente del PD, Matteo Orfini.